Buonasera a tutti. Allora, oggi facciamo un'altra ricetta sfiziosa della tradizione siciliana. Facciamo i famosi tomasini di ricotta e salsiccia. Sono tra i rustici siciliani più buoni in assoluto. L'altro giorno abbiamo fatto i pastiere di Modicani, anche se la forma lasciava un po' a desiderare, vi assicuro buonissimi, li abbiamo mangiati quasi tutti. E oggi invece facciamo questi tomasini. I tomasini si fanno sempre con una sfoglia realizzata con la farina di grano duro tipica, ecco, del nostro territorio, stesa in maniera molto sottile, come una tipica focaccia ragusana, e poi all'interno vi è un buonissimo e cremoso ripieno a base di ricotta e salsiccia. Quindi iniziamo subito a fare il ripieno di modo che si insaporisca. Allora, io qui ho circa mezzo chilo di ricotta freschissima. In realtà l'ho comprata ieri e devo dire che forse è anche meglio, in modo che non rilasci troppo liquido. Allora, la stemperiamo un pochettino. Questi sono tra i rustici che io in assoluto preferisco e anche questi devo dire che facendone in abbondanza in genere si prestano molto al congelamento, quindi se li dovete fare per Pasqua e vi dovessero avanzare, tranquillamente li potete congelare. Allora io metto giusto un pizzico di sale, non tanto. Sono riuscita a prenderlo. Perfetto, mescolo ancora. E poi metto circa, se non ricordo male, erano 300-350 grammi di polpa di salsiccia molto saporita. Io già ho tolto il budello, comunque alla fine della videoricetta al solito avrete le dosi della ricetta stessa. E poi io metterò anche un uovo sbattuto che spesso se non me lo trovo al momento non lo metto, però la ricetta prevede anche l'uovo sbattuto. Allora, come potete notare, su mezzo chilo di ricotta io metto abbondante salsiccia, in modo che vengano belli ricchi e saporiti. Però ovviamente se vi trovate anche 100-150 grammi di salsiccia giusto per insaporire, potete farlo lo stesso. Del resto non è così fiscale la quantità di carne presente in questa ricetta. Io in questo modo le faccio belle ricche. Ok. Vado a mescolare. Tra l'altro, visto che a me piace molto il finocchietto all'interno della salsiccia, io voglio, eccolo qua, io lo voglio accentuare un po' mettendogliene qualcuno in più, perché danno un profumo siciliano che a me piace tantissimo. E quindi, siccome la salsiccia che ho comprato sì, è molto saporita e di buona qualità, però è un po' carente di semi di finocchio, li metto io. Ok. Vedete che bel composto, già proprio è saporito così. Figuriamoci all'interno di questa sfoglia di pasta. E poi mettiamo un uovo intero. Amalgamiamo bene e poi andiamo a mescolare. Praticamente noi abbiamo già finito il nostro ripieno. È semplicissimo, devo dire. Molto veloce. Per quanto riguarda ora la sfoglia, dobbiamo andare a inserire all'interno. Io per questa dose ho calcolato circa 400 grammi di farina, quindi vediamo se poi basterà per tutto il ripieno. Penso proprio di sì. Ok, vedete? Un bel composto. Che ora io pellicolerò e metterò da parte, conservato in frigorifero. Allora, pulisco le mani, prendo un'altra ciotola e inserisco la mia farina, rigorosamente semola di grano duro. Poi metterò anche direttamente il sale all'interno della farina, quindi su 400 grammi io metterò all'incirca un cucchiaino scarso.
di sale. Poi, come da tradizione, ci sono al solito, come nella focaccia ragusana, chi mette il lievito di birra e chi non lo mette. In casa mia, in famiglia, comunque, sempre un pizzico lo si mette, quindi io praticamente ne starò mettendo circa un grammo, forse due, ma neanche, e lo stenderò un pochettino con l'acqua presa dalla dose principale della nostra ricetta. E poi, come al solito, metteremo anche un po' di grasso all'interno della ricetta, che ovviamente può essere sia olio che strutto. Io ovviamente, visto che non li faccio molto spesso, voglio farli come si deve, quindi opto ovviamente per una noce di strutto, proprio poca, non voglio esagerare. Perfetto, in questo modo per una nocciolina deve essere una bella noce, ecco. Perfetto, andiamo a mettere anche il nostro composto di acqua e lievito di birra. Mettiamo da parte, cerchiamo di fare innanzitutto una sorta di sabbiatura, proprio da permettere allo strutto, comunque al grasso, che può essere, ripeto, sostituito anche con un cucchiaio di olio extravergine, un filo d'olio extravergine. Le quantità dei grassi all'interno di queste preparazioni, ripeto, sono sempre molto personali. È normale che se mettete più strutto avrete una pasta più friabile, ma anche più buona, e oltre che ovviamente un po' più grassa. Ok, ora io andrò a mettere il resto dell'acqua. La dose è un rapporto di quasi 1 a 2, mentre per il pane di pasta dura il rapporto, almeno quello che utilizzo io, è 1 a 2, quindi una parte di farina e la metà di acqua. Per quanto invece riguarda le focacce, che siano quelle di pomodoro, che siano le mezzelune farcite con le verdure, che siano appunto questi rustici come i tomasini e così via, il rapporto varia leggermente, quindi si mette proprio un filo di acqua in più, quei 10-20 grammi appunto, che mi permettano di stendere dopo il riposo molto meglio la pasta. Ok, parte e mi porto sulla spianatoia il mio composto. Ecco qua. Nel frattempo, lì in fondo state vedendo, c'è il pane che sta riposando. Diciamo che questa quarantena dà la possibilità di realizzare il pane con lievito madre, con la pasta madre, e quindi di conseguenza aumentare di molto quelle che sono le tempistiche di lievitazione. Allora, perfetto, vedete, l'impasto è sodo, però allo stesso tempo elastico, non è duro, è abbastanza morbido e anche compatto. Allora, per renderlo liscio, io lo lavoro altri 10 minuti, lo pellicolo e lo metto a riposare almeno una ventina di minuti, di modo che la maglia glutinica si possa formare. Non deve lievitare, appunto, perché la pasta deve essere stesa molto sottile, e poi andiamo a comporre i nostri tomasini. Allora, il mio panetto ha riposato effettivamente molto più di 20 minuti, perché mi sono messa a fare qualcosina qua e là. E quindi devo dire che un'ora e mezza è passata, ma non ha importanza, visto che avevamo messo pochissimo lievito. Vedete, è molto morbida, quindi ora ci dà la possibilità di poterla maneggiare e soprattutto stenderla con calma. Sempre farina di semola da spolvero, e quindi andiamo a realizzare la nostra sfoglia. Ne faremo una sola bella grande, e dello spessore, come quella della focaccia ragusana, di circa un millimetro e mezzo.
Io continuo perché ci vorrà qualche minuto e ci rivediamo a sfoglia pronta. Eccoci qua. Allora, nella visuale forse non si vede, però inizia qui la mia sfoglia e finisce oltre l'orizzonte e oltre i bordi della vostra visuale. Quindi, diciamo che questo panetto di pasta, vedete, è stato steso in maniera molto sottile, quindi vi posso confermare che lo spessore è di circa un millimetro. Allora, nel frattempo, la nostra farcia si è insaporita e io ho voluto anche aggiungere, visto che era troppo poco saporita, anche 1 o 2 cucchiai di formaggio grattugiato, mentre dell'altro formaggio grattugiato l'ho messo all'interno di questa ciotola e perché vi faccio vedere io un qualcosina in più che faccio con i tomasini prima di metterli sulla teglia ed infornarli. Allora, quello che dobbiamo fare ora è distribuire la nostra farcia. Ecco, prima grossolanamente un po' dappertutto, e poi ci dobbiamo sporcare le mani perché dobbiamo distribuirlo un po' su tutta la superficie e dello stesso spessore. Ora, c'è chi, come si fanno le focacce di pomodoro, mette un abbondante filo d'olio e quindi irrora la superficie con l'olio stesso, però stavolta me lo evito, visto che abbiamo già una preparazione molto ricca e gustosa, e quindi evitiamo. Io me l'ero messo lì, però effettivamente non c'è bisogno, e quindi andiamo direttamente a distribuire la nostra farcia un pochettino dappertutto. In questa operazione ci si deve necessariamente sporcare le mani. Noi ora cosa faremo? Andremo arrotolare, partendo dal vostro lato in poi, andremo ad arrotolare la nostra sfoglia. Ne avremo un lungo cilindro, quindi un lungo salsicciotto, e poi andremo a tagliare dello spessore di, questo è molto personale, comunque anche di 3 dita, dei rotolini che poi sistemeremo sulla teglia. Io prima li insaporisco anche in un ulteriore modo e poi li metto in teglia. Già io ho acceso il mio forno, modalità ventilata a circa 180-200 gradi. Cuoceranno fino a quando non vedrete la vostra pasta esterna, l'involucro, assolutamente dorato. Perfetto. Nel frattempo la salsiccia rilascerà il suo grassetto, quindi insaporirà la ricotta in maniera prepotente, però in senso positivo. Mi vado ad asciugare le mani e procediamo subito. Via. Ok, e procediamo subito. Io levo questo poco di pasta in eccesso, ne è rimasta proprio una strisciolina di 10 cm, e andiamo piano piano ad arrotolare il nostro salsicciotto. Ok, più è grande la sfoglia, più il nostro rotolino e quindi successivo tomasino sarà bello grosso e pieno di ripieno. Come potete vedere, ne vengono veramente tanti, eh? Perfetto. Io già mi sono preparata una teglia dietro di me con carta forno. Ecco, me lo sposto. Vedete com'è bello grosso? Vado con una spatola a rimuovere le estremità
di pasta un po' vuote, me lo modello bene in modo che la farcia all'interno sia equilibrata un po' in tutto il salsicciotto, in modo che la cottura in forno di ogni tomasino sia proprio regolare. Allora, dallo spessore di circa 3 centimetri, 3 centimetri, 3 dita, io taglio i miei fagottini. Vedete, ora si vede perché è lunghissimo questo salsicciotto, e quindi per farli tutti uguali, tra l'altro non vengono neanche piccolissimi, la sfoglia era bella grande, quindi verranno dei tomasini belli cicciotti, che poi in forno tenderanno un pochettino a gonfiare per via della ricotta e dell'uovo all'interno. Perfetto. Ok, ne sono venuti 2, 4, 6, 8, 10, 12, quindi una dozzina di bei tomasini. Li abbiamo recuperati. Allora, cosa si fa ora? Si prende adagio un tomasino e lo si mette all'impiedi, cioè le parti tagliate dove c'è la ricotta e la salsiccia mista devono stare sopra e sotto, in questo modo. Vedete? Si devono schiacciare e poi io li ingolosisco ancora di più, formando una crosticina croccante, profumata, sapida, sia sopra che sotto. Li inzuppo nel formaggio grattugiato. Vedete? E il mio tomasino è pronto e lo metto in teglia. Vedete? Poi ne prendiamo un altro e proseguiamo. Quindi io intanto me lo schiaccio in mano. Poi lo inzuppo nel formaggio grattugiato, libera scelta che sia grana, se è un caciocavallo semistagionato, ancora meglio. Li discosto un pochettino e proseguo. Vedete? Uno e due. Perfetto. In questo modo si formerà quella crosticina dorata buonissima. Io proseguo, dopodiché l'inforno e poi vi faccio vedere il risultato finale. A dopo. Eccoli qua, dopo una mezz'oretta abbondante, visto che erano belli i cicciotti, ecco i miei tomasini. Guardate che sono belli, c'è un profumo incredibile, guardate. Sotto belli cotti, come potete vedere, e sopra la crosticina creata dal formaggio grattugiato. Ora questi si fanno un po' intiepidire e poi, anche se non è l'ora di cena, si mangiano. Buon appetito!